era Socelo Pirelli, che è importante perché era la sede della regione prima. In realtà è ancora sede regionale perché si è diviso, cioè gli uffici della regione sono divisi adesso in questi due palazzi. Il consiglio regionale, con tutti gli uffici di sua pertinenza, è il Socelo Pirelli, mentre in questo c'è la presidenza, la giunta e tutti gli assessorati. Perché è stata fatta questa scelta? Perché prima, oltre al Pirelli, c'era una serie di sedi distaccate qua nei dintorni, che però rendeva comunque dispendioso, difficile la comunicazione, era difficile anche lei, che si pagavano gli affitti. Quando nel 2002 c'è stato l'incidente aereo, che ha danneggiato il Pirelli, che ha fatto uccidendo due impiegati che lavoravano in tutto l'Italia, il Pirelli ovviamente è stato chiuso per essere riparato, ristrutturato, e si è deciso nel comitato di questo di chiuderlo del tutto e ristrutturarlo, restaurarlo, sempre che l'interno viene ristrutturato. Nel frattempo si è partiti con l'idea di ricostruire un'unica grande sede che riunisse tutti gli altri uffici rispetto a un'altra. Il costo è stato fatto, però si è calcolato che nel giro di 10-15 anni i costi di